Successo di pubblico per la seconda tappa del Cilento Fashion in Tour, andata in scena lo scorso 3 luglio a Castellabate, tante le firme dell'alta moda Alta Roma italiana e di stilisti locali che hanno sfilato in passerella. Abbinato alla moda lo spazio dedicato alla gastronomia cilentana con la chef Giovanna Voria e il titolare dell'azienda Antico Cilento di liquori artigianali, con sede ad Agnone, che hanno fatto degustare prodotti tipici locali. Come da tradizione, ad ogni tappa del Cilento Fashion in Tour non può mancare l'angolo dello show cooking con la magnifica cuoca cilentana Giovanna Voria, che questa sera ha deliziato i cittadini e i turisti di Castellabate. Con quale pietanza? Con un'insalata mediterranea dove è fatta di cicerche, ceci di cicerale, ceci neri, con gli aromi mediterranei, la cipolla di Vatolla e naturalmente la mozzarella DOP del Cilento della nuova apertura della Giara, quindi una bella mozzarella, e l'abbiamo abbinata proprio a un'insalata fresca mediterranea. Ma io ti devo fare una domanda: tu che sei una donna così intraprendente, sempre piena di lavoro, di impegni, dove lo trovi il tempo per essere sempre presente a tutte queste manifestazioni e tra l'altro cucini dei piatti sempre buonissimi? È l'amore per la mia terra, solo quello può far fare questo. Alla seconda tappa di Cilento Fashion in Tour presente anche l'Antico Cilento, liquori artigianali del signor Margarucci. Allora, questa sera una degustazione speciale per questa seconda edizione qui a Castellabate. Che cosa ha fatto assaggiare ai cittadini ma anche ai turisti che sono venuti qui? Abbiamo fatto assaggiare qualcuno dei nostri tanti prodotti. Il limoncello fatto con i limoni del Cilento, che non sono di meno di quelli di Sorrento e della costiera amalfitana. Poi ci stanno tanti altri prodotti, il finocchietto, il liquirizia, la crema limone, crema melone e tantissimi altri prodotti. Come nasce questa passione per i liquori? Questa passione è molto antica, perché i nostri nonni già facevano il rosolio e offrivano agli amici, poi si è estesa e le nuove generazioni l'hanno industrializzata e venduta in tutta Italia, in tutto il mondo. Solo Giovanna Voria con i suoi piatti tipici cilentani, ma anche con la degustazione di liquori artigianali. Sì, perché grazie a loro il limoncello non è più solo tipico della costiera amalfitana, ma è diventato un prodotto tipico anche della costiera cilentana, non solo limoncello ma anche fragolino, liquirizia e tanti altri liquori. E ringraziamo il signor Margarucci che ci ha omaggiato dei suoi prodotti, e li vogliamo ricordare che i suoi prodotti li possiamo trovare direttamente nella sua sede ad Agnone oppure nei negozi di Santa Maria che si forniscono da lui, alla Bufalina, dal Vichingo, da Massimo Conte, dal Conad Spinelli, dalla Cilentana e da altri negozi che si forniscono da lui direttamente e che hanno questi prodotti tipici, tipici del Cilento. Grazie Milena, mi raccomando, andate a trovare l'azienda del signor Margarucci ad Agnone Cilento.